Albino Ruberti, amministratore delegato di Opera Civica Group, questa sera la prima di un grande spettacolo che parte questa sera e andrà in onda ogni sera in Piazza Jacopo della Quercia fino al 30 settembre. Ed è un qualcosa di nuovo rispetto alla prima edizione. Parliamo di Divina Bellezza Dreaming Siena, non è più Discovery, ma il Dreaming è un sogno. È un sogno che si realizza, è un sogno, è una speranza. Che cos'è? Sì, direi che è proprio un nuovo progetto che ha come grande novità proprio il protagonismo dei senesi, che hanno realizzato questa storia, questa emozione che racconteremo in 40 minuti di spettacolo, perché i senesi faremo vedere gli artigiani, gli attori, le produzioni, quindi proprio la passione di questa città, di questa storia che racconteremo grazie anche alle nuove tecnologie, quindi un incontro tra passato e futuro, il grande passato, la grande storia di questa città che guarda anche al futuro e non ha paura dell'innovazione della tecnologia, e in questa straordinaria cornice, quindi tutte le sere sarà possibile raccontare questa magia, questo sogno, e la possibilità sarà offerta anche a tutti i visitatori, a tutti i turisti stranieri che comodamente seduti in questa straordinaria piazza con l'ausilio di una cuffia, di un audio, potranno sentire questo racconto nella loro lingua. E anche qui è stata fatta la scelta di Siena, perché abbiamo chiesto proprio alle guide di questa città di raccontare con la loro sapienza e il loro racconto questa storia. Quindi direi che questa è veramente la grande novità di questa edizione, e speriamo che il risultato che presentiamo questa sera sarà soddisfacente, e quindi un grande successo che tutte le sere fino a settembre potremo avere tutte esaurite. Bene, quindi, ma è facile raccontare Siena oppure è più facile raccontare qualche altra città del mondo? No, credo che diventi facile se proprio diventa protagonista i senesi, quelli che la conoscono, che la amano con la passione, con tutte le loro conoscenze, la loro sapienza in qualche modo. Quindi direi che poteva essere difficile per la ricchezza, lo straordinario patrimonio che poi va condensato in un racconto che non diventi troppo lungo e divulgato, però credo che con l'aiuto di tutti, che io voglio ringraziare, pensate che oltre 60 persone a vario titolo, varie professionalità sono state impegnate in questo progetto così importante, e spero che proprio grazie al loro lavoro sia riuscito in questo obiettivo.